Fabi, buongiorno a tutti, ben ritrovati con il Portale al Basso Extraterrestre che si occupa di sistemi culturali fuori suolo. E oggi riprendiamo con il terzo modulo e con Saviana parleremo nei prossimi 3 giorni dell'importanza dell'acqua in generale, ma soprattutto nei sistemi che noi cerchiamo di progettare nei contesti urbani. E scopriremo tante meraviglie grazie a Saviana, sono sicurissimo, e proprio di quanto l'acqua sia importante e quanto l'acqua di per sé abbia la capacità di progettare indipendentemente dalla nostra volontà. E sabato poi concluderemo il laboratorio con una parte pratica dove poi realizzeremo poi il tetto verde, quindi una delle applicazioni delle varie cose, temi, argomenti che abbiamo toccato in questi moduli applicati appunto a un sistema urbano. Basta, mi vergogno tra perché voglio lasciare parola a Saviana, che sicuramente sarà più interessante della mia presentazione. Va bene. Ciao. C'è stata una moria di Fabrizi. Di Fabrizi. Tu sei Fabrizi? Filippo. Vabbè, F. Ciao. Io sono il presidente. Presidente di Ciclone, diciamo. Presidente. Giorgio l'aveva chiamato, l'aveva detto stamattina. Sì, ma anche Teresa, arriveranno più tardi. Arriveranno alle 10, no, va bene. Lingua, fino ad ora nessuno. Venite, sì, Serchitta. In che idioma dobbiamo farla? Va bene. Allora, iniziamo con, innanzitutto sarebbe dovuto essere presente un amico che è un ingegnere che si chiama Ismael Caballero, vive a 80 km a sud di Madrid, è una persona eccezionale non solo per le sue conoscenze teoriche ma anche per tutte le esperienze che ha avuto. E noi ci siamo incontrati in Tenerife, io ho fatto un grande progetto in Tenerife, quest'anno sono stata 5 mesi e ho incontrato Ismael e sono rimasta colpita dalla sua chiarezza di coscienza, diciamo. Quindi si è rotto una gamba, si è rotto un ginocchio, non so cosa, ma insomma poverino è bloccato, si deve operare e mi dovete sopportare per 4 giorni di fila. Se mi date del buon vino ce la faccio. Del pesce ancora meglio. Sul cavallo non lo so, ma andremo a vedere. No, quello che vorrei sapere da voi, dato che io non ho letto il programma, quindi non so di che cosa parleremo questi 4 giorni, ovviamente parlerò delle cose che sono state le mie esperienze, però voglio sapere che cosa siete voi interessati, quali sono gli argomenti principali, qual è la vostra aspettativa di questi 4 giorni, così ci veniamo incontro. Quindi se mi raccontate un po', anche dando un nome, così almeno... Mi sarete fatto un'idea. Che cosa vuoi sapere tu? Cioè, perché sei qua? Perché potevi... Tanto come ti chiami? Come ti chiami? Sì, ma anch'io sono timida, guarda dove sono. Sono timidissima io. Infatti sto... Come ti chiami? Annalisa. E chi ci fai? Io... Hai una sorella tu? No. Un fratello. Ma se tuo fratello ti dice dove stai andando stamattina? Tu che gli dici? Sono bravissima, eccezionale.
È un gelatino, non si preoccupare, non fa niente. Già. Scusami. Tutte queste nozioni che vengono esposte in questo corso, per trasportarle anche in un mio punto di vista professionale e quindi seguirle nelle mie progettazioni future, come il tetto verde, che diciamo, sono comunque nozioni molto interessanti che nella questo contesto diciamo, di progettazione ultimamente sta andando di moda anche per progettazioni ecosostenibili, isolamento termico e quant'altro. Grazie. Io sono Manuela, mi chiamo Manuela, non so bene di che cosa, cioè questo modulo di cosa parla, nel senso che io sono venuta, ho preso tutto il pacchetto. In due. Ok. Per cui siccome ho tempo in questo periodo, ho detto, principalmente sono qua perché voglio imparare a farmi l'orto. E la mia professione non c'entra direttamente, ma secondo me sì, ma in ogni caso si apre un discorso molto lungo. La tua professione? Io lavoro con la danza. Sì, sì, c'entra tantissimo. Esatto, io penso proprio di sì, poi apparentemente no, però sì. E quindi sono qua appunto. Va bene. Grazie. Devo presentarmi? Sì, signorina. Ciao, sono Marinella. Sono 5 giorni che non bevo. Non è vero. Ah, ecco. Mi preoccupa. Dai, uno scherzo. Dai, lo streaming. Io ti ho fortemente voluta perché... all'interno del il progetto l'ho scritto io, quindi io sapevo. Il progetto a c'est moi, puoi dire. C'est moi. Perché avevamo avuto modo di seguire già un corso con te sulla permacultura, per la permacultura e il discorso che tu avevi fatto con sull'acqua mi aveva molto impressionata, cioè mi aveva proprio colpita e mi è rimasto molto di quello che tu hai detto, quindi io ho detto evidentemente più persone l'ascoltano meglio, eh? No, mi piacerebbe, cioè mi piace il tuo approccio sicuramente mi interessa vedere come declinare quello che è stato detto nell'esperienza del laboratorio che passo sulla permacultura nei sistemi urbani. E quindi niente, questo vedremo. Grazie. E poi il tetto verde, grazie. Io sono Fabrizio, sono un agronomo e attualmente mi sto occupando soprattutto dell'applicazione a livello sociale, quindi agricoltura sociale, e vedendo il programma appunto mi aveva incuriosito il discorso delle possibili applicazioni e risvolti legate diciamo anche in termini progettuali proprio per la realizzazione di un tetto verde, quindi sono qui. Grazie. Mi chiamo Gigi e... mi interessa di fare la cosa giusta e quindi dalla metà degli anni 90 ho lavorato con un'associazione che promuoveva la bioarchitettura in tutta Europa e sono stato anche in una stazione ecologica dove già avevo avuto le prime nozioni su come fare un tetto verde. A me ora mi interessa fare un tetto verde perché vivo sotto un terrazzo che è esposto al sole e quindi è necessario isolarlo dai raggi diretti pensavo che il tetto verde fosse una cosa giusta da fare. Grazie. Io sono Filippo e in realtà vado e vengo da questo laboratorio, nel senso che contemporaneamente sento qualcosa e poi lavoro ad altro perché qualcuno deve anche fare le altre cose nell'associazione, altrimenti però in realtà
cioè, l'argomento rientra, avendolo proposto come associazione, il progetto l'ha scritto Marinella, è comunque proposto come associazione, è stato proposto proprio perché in generale il laboratorio rientra nella, filosofia della sostenibilità che accomuna tutti i nostri progetti. In principio siamo partiti con la mobilità sostenibile e continuiamo a occuparci di quello, però parallelamente è tutto collegato, insomma, è inutile che ti sposti in maniera sostenibile in posti invivibili, quindi si cerca di migliorare i posti dove viviamo, di spostarsi in maniera sostenibile nella nostra città e non solo. Grazie. Allora, benvenuti, grazie Trani e grazie Marinella. In realtà ci siamo messi d'accordo, a me mancava la Puglia, Marinella ha detto adesso cerco di infilarti da qualche parte, è riuscita, mi sono inventato un curriculum vitae così qualsiasi, ho firmato, ho mandato, eccomi qua. Allora, avremo un sacco di ore da passare qui dentro, quindi sarà un po' insostenibile la situazione. Per fortuna che abbiamo qualcuno che ci farà danzare, quindi ogni ora, ora e mezza ci muoviamo, perché sennò qua non si può stare. Ho proposto uno streaming in una barca sul mare, mi hanno detto che non, no, perché c'è la salsedine, non so, non si può. Però è importante muoversi perché il movimento corporeo aiuta la memoria, che è inutile che stiamo fermi, in realtà ogni 20 minuti dovremmo muoverci e cercheremo di farlo. Sicuramente quando vedo che la vostra attenzione cala un po', diamo una vuelta al mondo e poi ci risediamo, perché il movimento corporeo è fondamentale, non solo delle mani ma anche del corpo. E, ho visto mia figlia che non è mai andata a scuola e lei con mezz'ora, un'ora a settimana riesce a fare tutti i programmi possibili, nel senso che muovendosi lei memorizza e non ha bisogno di stare seduti, vuol dire proprio la morte della memoria. Di memoria, vabbè, gli argomenti che mi avete chiesto sono tutti ovviamente connessi e forse la memoria, possiamo partire dalla memoria e dall'informazione. Non so perché mi è venuto in mente adesso questo, ma sicuramente perché l'acqua è una trasportatrice di memoria e di informazioni, quindi grazie all'acqua noi siamo informati continuamente, altrimenti non potremmo esserlo. Parlare dell'acqua non è facile, perché ha tantissimi aspetti. Ovviamente tutta la vita è permeata di acqua, tutto l'organico e anche l'inorganico è permeato di acqua, tutta l'atmosfera è permeata di acqua, il nostro corpo è acqua, al 70, 80, 90% quando nasciamo, piante sono accumuli di acqua, gli animali sono accumuli di acqua, la crosta terrestre è 70% di acqua e l'atmosfera anche, quindi siamo in un pianeta d'acqua. L'acqua era presente prima della vita, diciamo, come è ovvio che io mi faccio riferimento alle teorie attuali che non sono vere, come sappiamo la scienza è l'unica cosa a cui non bisogna credere perché è fatta di teorie, ed essendo fatta di teorie vuol dire che hanno delle falle, si dice fasces, falle, non so se sta uscendo lo spagnolo. Cioè. Chiedo venia del mio italiano, non c'ho più un italiano, c'ho un misto. Perché ovviamente perché si cerca di rappresentare qualcosa irrappresentabile che è la realtà, ok? I sistemi complessi sono irrappresentabili e noi cerchiamo di dividere e di presentarlo, ma è molto difficile. Con l'acqua sarà lo stesso, cioè io vi parlerò di un termino dell'acqua, che è un piccolo aspetto di un cristallo enorme. E questo è connesso a 2000 cose, ovviamente la mia mente, ma anche la vostra, partirà a 1000 altre connessioni e quindi sarà difficile mantenere con l'intelletto questa vastità di informazioni. Okay? L'unica cosa che in realtà interessa è la scienza esperienziale, cioè proprio l'esperienza. L'esperienza ha a che fare con la conoscenza, ma nell'esperienza c'è il movimento del corpo, ok?
E entreremo un po' anche nel sistema di memoria del nostro corpo, perché lavora appunto con l'acqua. Ho detto che non è possibile captare questa grandezza del carattere dell'acqua, perché noi ovviamente abbiamo un approccio intellettuale, ovvero abbiamo un approccio razionale. Quindi con la razionalità noi non potremo mai comprendere la realtà, ok? Non potremo mai avere un aspetto. E questo ve lo dice, infiniti scritti, ok? Infinite testimonianze, a partire dal Tao Te Ching, ok? 6-7 secoli prima di Cristo, sono alcuni scritti che sono rimasti, sicuramente nella nostra cultura ci sono i presocratici che ci parlano di questo, ma non solo, voglio dire, uno va ovunque nel mondo e trova delle testimonianze che ci dicono che appunto c'è un altro approccio alla conoscenza e non è quella intellettuale. Quindi, io devo parlare qui in maniera attraverso l'intelletto vostro, ma in realtà tutto questo non servirà a granché, se non a stimolarvi, a voi personalmente, andare a cercare la conoscenza in altri luoghi. Dov'è l'acqua? In questo momento stavo pensando a due autori principali che ultimamente nomino spesso perché li sto studiando in maniera un po' dettagliata, ma in realtà a partire dai presocratici trovate quello che volete, appunto anche nei libri, diciamo, orientali trovate le stesse cose. Però parlo di questi due personaggi perché sono uno abbastanza recente, si chiama Victor Schauberger. E così si scrive? Sì, nessuno c'ha. Schauberger. Victor Schauberger è uno, e l'altro, vabbè, Leonardo. Ok. Sono loro adesso le mie guide per l'acqua. Ok, sono loro le mie guide per l'acqua perché erano due persone che hanno avuto le stesse esperienze con l'acqua e sono giunti alle stesse conclusioni. Quindi sono paralleli. Allora, Leonardo più o meno, perlomeno di nome, lo conosciamo tutti. In realtà Leonardo viene conosciuto soprattutto da un punto di vista artistico e tecnico, e scientifico un po' meno. Perché scientifico un po' meno? Perché lui aveva il suo studio di pittura aperto a tutti. Mentre invece le sue scoperte scientifiche le faceva da sole, le scriveva in maniera criptica, codici, e quindi è andato, e poi è andato molto perso ovviamente, i codici sono stati sventrati, hanno viaggiato. Chi si è occupato di lui ultimamente, e gli spingo a leggere i suoi libri, è un tipo che già conosciamo dagli anni 70, da un libro che si chiamava Il Tao della Fisica, che è Fyodor Capra. Ok, con la C, Capra. Capra è un fisico, ma è uno scrittore, e il Tao della Fisica, immagino che molti di voi l'avete, Rete della Vita, eccetera, eccetera. Beh, gli ultimi due libri li ha dedicati a Leonardo e all'acqua. Ok? Quindi Leonardo, sappiamo, Leonardo è architetto, Leonardo è progettista, Leonardo è ingegnere, Leonardo è tutto e ha la capacità di fare tutto. Ok? Quindi è un personaggio che ovviamente ha attinto alla realtà, ha attinto alla conoscenza. E l'ultimo di Capra si chiama L'anima di Leonardo, e quello prima si chiama La scienza di Leonardo. Comunque tutti e due lui si è preso tutti gli scritti, insomma veramente ha fatto un lavoro certosino come lui è capace di fare, è uno scrittore eccezionale, se avete letto i suoi libri è veramente eccezionale. Invece Schauberger è un po' meno conosciuto, benché adesso sta entrando un po' di moda e per fortuna. Schauberger è un austriaco dei primi del Novecento, è un boscaiolo, una guardia forestale, e quindi si rifiuta di andare all'insegnamento accademico, cioè il padre litiga con lui enormemente perché lui si rifiuta di seguire un'accademia, e questo ha in comune con Leonardo, cioè come Leonardo per altre ragioni, Leonardo era figlio illegittimo e quindi non gli è preclusa la scuola, fortunato lui,
per cui non hanno questa struttura, tutti e due, che li blocca, hanno la natura come maestra, ok? E tutte e due hanno l'esperienza come unica apprendimento, per cui sono veramente, hanno una fortuna enorme, è per questo che vanno oltre noi, oltre la capacità, perché noi siamo bloccati da questa struttura che ci impongono a scuola, che comunque è interessante, ma non c'è solo questa, ok? Non c'è solo l'apprendimento intellettuale, bisogna andare da un'altra parte. Schauberg quindi ha la natura, ha i boschi, ha l'acqua e tutti e due, e lui diventa non è un ingegnere, però diventa uno dei più famosi ingegneri, lo chiamano il mago dell'acqua, lui riesce a far fare qualsiasi cosa all'acqua. Una delle prime cose che lui fa a sue spese, perché molto spesso ovviamente non veniva capito perché non aveva titoli accademici, è che c'erano dei legnami che erano stati tagliati ad alta quota e ovviamente dei ruscelli impossibili da far tirare giù questi legnami, perché era l'epoca della guerra, dovevano far avere la legna velocemente e nessuno è capace, perché la legna ovviamente nelle turbine dell'acqua si bloccava tutta. E lui scommette con queste persone che lui riesce a tirare giù tutta questa legna, per cui seguendo l'acqua fa una struttura in legno dandogli la giusta posizione e praticamente in una notte riesce a tirare giù 1600 metri cubi di legna, per cui da questo lui diventa famosissimo perché tutti erano andati contro e invece lui ha pagato le sue spese ed è riuscito a fare questa cosa. Da lì lui ha viaggiato in tutto il mondo, dighe, non dighe, problemi, progetti molto grandi. Però lui dice una cosa molto importante, anche Leonardo lo dice, dice questo, ciao, venite avanti, si può stringere di più, ciao, il registro, siete arrivati in ritardo, devo scrivere i nostri nomi e darvi le note, ti chiami? Fabrizio, numero 2. Senti, che ci fai qui? Che bella domanda. Soprattutto delle domande precedenti, comunque, tendo di aumentare la barriera di conoscenza. Siccome già l'associazione con cui facciamo il presidente, un avviamento all'autoproduzione di sé, alla generazione biologica, allora tento di ampliare la conoscenza. Non si smette mai. Dalla nascita all'ultimo giorno non si smette. Esattamente. Grazie. Domenico. E che ci fai qua? Stavo chiacchierando di due personaggi, io mi sto riempiendo di nero, mi sento un una ciotta nera, non è un problema, questa penna, vero? Non è importante. Sì, vedi, sta colando. Stiamo chiacchierando di due personaggi, Schauberger e Leonardo, due che conoscevano l'acqua molto, in modo molto approfondito, e la maniera in cui arrivano a conoscere l'acqua e le sue proprietà è anche molto simili. E quindi l'approccio per conoscere la realtà non è assolutamente intellettuale. Se uno cerca conoscenza attraverso l'intelletto ha sbagliato pianeta, probabilmente ci saranno altri pianeti in cui questo succede. Nel senso che noi non possiamo leggere qualcosa e pretendere di avere una conoscenza, non passa attraverso questa maniera qua. Infatti si vedono i danni che succedono, voglio dire, conosciamo il nostro sistema di educazione che dura così da qualche secolo e forse millennio, e quindi senza l'esperienza non possiamo assolutamente fare nulla.
L'esperienza è sicuramente qualcosa che fissa la memoria, ma prima dell'esperienza c'è, sempre esperienza si chiama, c'è proprio uno stato particolare della mente che viene chiamato in maniera buffa stato alterato di coscienza. Alterato, no, è lo stato normale di coscienza, è che noi continuiamo a stare in uno stato alterato, che è questo, e quindi chiamiamo l'altro alterato, che invece dovrebbe essere quello normale, ma questo è un punto di vista, ovviamente. Nello stato alterato di coscienza, che nello stato alterato di coscienza che ci si arriva attraverso varie vie, ci si arriva attraverso sostanze, psilocibine, varie cose, ma si arriva attraverso anche la semplice respirazione o la semplice osservazione e contemplazione. Questi due personaggi non hanno usato nessun tipo di sostanza, non era né William Blake né chi per esso, bensì hanno semplicemente sono entrati in uno stato di contemplazione. Lo stato di contemplazione è quello che gli ha dato tutte le formazioni di cui io vi racconterò un pochettino dell'acqua e ci serviranno per tutte quelle cose che voi avete detto, cioè dai creare microclimi intorno alle case, quindi renderle più sopportabili, a aumentare nettamente la produzione e il lavoro dei microrganismi nel terreno, e a rendere le case più igieniche, a creare insomma tutta una serie di cose che sono informazioni che comunque innegabilmente sono dentro l'acqua e quindi ognuno di voi le può raggiungere. Dato che noi siamo acqua, ovviamente 2 più 2 fa 4, noi portiamo l'informazione con noi e non lo sappiamo. Ok, cioè pensiamo che da fuori possa arrivare l'informazione, invece no. Nello stato di contemplazione, di cui non potremo fare delle esperienze adesso, peccato, perché sarebbe veramente interessante, io lo proporrei a tutti gli asili, i bambini sono bravissimi in questo, ci entrano subito, noi siamo proprio delle capre. Non, niente contro la capra, ma insomma siamo un po'... la capra è carinissima, però è uno stato dove la mente intellettuale non lavora, quindi voi non fate lavorare la mente intellettuale, voi entrate nella realtà e quindi iniziate ad avere tutte le informazioni di cui abbiamo necessario. Dopo di questo workshop io andrò in Austuni, luogo non distante da qua, e mi incontrerò con un personaggio che si chiama Giovanni Feo e faremo un workshop di 3 giorni sulla sacralità del territorio. Ovvero Giovanni ci racconterà come gli antichi, i rinaldoniani, che non so se molti di voi li hanno sentiti, i rinaldoniani erano una popolazione che viveva in Italia 4.000 anni prima di Cristo, quindi 6.000 anni fa, tanto per dire un nome, ma insomma tutte le popolazioni attuali che sono connesse con la natura e molte popolazioni antiche, nostri antenati, non solo loro, ma insomma chi viveva qua a un certo punto, 6, 7, 8 mila anni fa, usava per riconoscere un territorio, cioè la progettazione del territorio nasce, parte da una conoscenza vera, cioè una conoscenza data da questo stato, da quella roba lì che, Dio mio, solo insomma dalla contemplazione. Quindi si connettevano al territorio, il territorio attraverso l'acqua, perché l'acqua è il trasportatore universale di questo pianeta, e anche l'informatore, colui che porta alla memoria l'informazione. Okay. Quindi trasportatore universale e quindi trasporta informazione. Ok? Attraverso l'acqua riuscivano a captare tutto, dove abitare, dove andare a trovare la stessa acqua, no? Liquida, dove andare a trovare invece l'acqua sotto forma di vapore, che è quella di cui parleremo soprattutto, perché vi cercherò di trasportare un po', allontanarvi da questo tubo intubato di questo malato con tutti i tubi che è i nostri orti, i nostri campi, ok? Che sono dei malati terminali in stato di perenne vegetativo, esattamente.
questi malati che sono i nostri campi pieni di chimici, di cose che dobbiamo trasportare, prima togliere i chimici, già l'abbiamo fatto, ma adesso dobbiamo togliere anche le tubature e ridargli la loro capacità intrinseca di raccogliere l'acqua dall'aria, ok? Le piante sono dei condensatori, dei biocondensatori non solo energetici ma anche di acqua. Quindi è molto importante ridare a Cesare quello che è di Cesare, si diceva una volta, cioè dato che loro hanno questa funzione, perché non dargliela? Ovviamente il trapasso non è che voi andate al malato terminale in intensive care, li staccate i tubi, le cose, e dice beh, sei libero, vai, questo ovviamente crepa. Cosa vuol dire? Secondo l'esempio è che se noi prendiamo un campo che è stato arato e hanno messo chimici e lo mettiamo in set aside per il resto della sua vita, cioè non facciamo più niente, questo terreno andrà in desertificazione. Quindi ovviamente va riaccompagnato alle sue abilità di essere autofertile e indipendente il più possibile da noi. Anche perché adesso andremo a fare un piccolo percorso della storia geologica di questo pianeta, andiamo a vedere che se l'essere umano è arrivato agli ultimi decimi di secondo delle 24 ore totali del momento che qui è persa la vita su questo pianeta, di produzione vegetale ce n'era infinità e quindi sa fare da solo, il sistema sa fare da solo, siamo noi che l'abbiamo reso dipendente. E mi spiace dirlo, ma se voi notate come noi viviamo in relazione con gli altri, pensate semplicemente alle relazioni con i genitori o con altre, o con superiori, inferiori, di lato, vedete un po' voi, ci sono sempre queste relazioni di dipendenza che vengono a volte con un certo dipendenza, che vengono a volte coltivate, no? Come un genitore contento che il figlio è dipendente, così starà sempre vicino, no? Invece di lasciare il proprio campo, il proprio orto, essere un pochettino più indipendente. Quindi, ahimè, sì, c'è una relazione, sia col proprio orto, col proprio tetto verde, col proprio vicino, è sempre una relazione. E qui c'è di mezzo l'acqua. Allora, l'acqua, l'acqua è inorganica, è inorganica, perché sì, però in realtà è quella che ha permesso la vita, più che permesso la vita, forse è quella attorno alla quale la vita si è adattata. Infatti se noi andiamo a vedere la struttura dell'acqua, ma non solo fisica e chimica, ma anche il suo comportamento, vediamo che la vita ha praticamente seguito questo comportamento, ok? Quindi in realtà conoscere il comportamento dell'acqua è una maniera per conoscere noi stessi e anche le nostre emozioni e tutto quanto, perché funzionano nella stessa maniera, ok? L'acqua è un bipolare, ok? Quindi ha una parte positiva e una parte negativa. E fin qui non c'è nessun dubbio a proposito, nel senso che cosa vuol dire bipolare? Vuol dire che lei può fare conoscenze, può avere legami sia con elementi positivi che negativi, cioè non vive nel dualismo l'acqua, non gli importa nel buono o nel cattivo, non ha pregiudizi. Questo è importante, perché se noi potessimo essere come lei, e siamo acqua, sarebbe veramente un passo in avanti per l'umanità, un'evoluzione vera. Invece siamo ancora qua, tu tieni per l'Italia o per l'Argentina, mi hanno chiesto, e io che sono mezzo argentino e mezzo italiano ho detto non lo so, però Messi è tanto bravo, mi sa che terrò per l'Argentina. Chiacchieravo con due ragazzi che venivano da Nigeria, erano arrivati in barca, mi hanno detto 200 in una barca piccola, hanno attraversato tutto il Mediterraneo, è un po' pericoloso, mi hanno detto però siamo arrivati in Sicilia, come coglioni, e stava ridevano, scusate. Ho provato a Malta ma non ho fragato. No, quindi non senti come è stato pericoloso, sì, c'erano tante donne, eravamo in 200 in una barchetta, eravamo due barchette, eravamo tutti in 400, però siamo arrivati in Sicilia, adesso ci stanno mandando tutto questo in un inglese fantastico, ma veramente due ragazzi meravigliosi, andavano in un campo profughi, uno era di Addis Abeba e l'altro era
e andavano a Chiasso. Mi fa, ma Chiasso capitale? No, Chiasso non è proprio la capitale d'Italia, però non ti preoccupare, vai. Va bene. E quindi non ha pregiudizi, per cui si attacca ovunque. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che lei è l'acqua, è il solvente. Io vi do tutte queste caratteristiche oggi, perché poi dopo le ritroveremo a parlare dalla, di architettura, cioè l'adattamento ai climi dell'architettura, appunto alla fertilità del terreno. Un'altra cosa che c'ha l'acqua è appunto è il solvente universale. Dategli solo il tempo, riesce. Perché solvente universale? Perché perché bipolare? Ma perché quando noi diciamo acqua liquida, non è liquida, sono dei cristalli in un liquido. È questo che gli dà una forza enorme, ed è per questo che bisogna molto stare attenti quando si usa acqua liquida in un sistema di produzione di vegetali, perché l'acqua liquida, lo sappiamo cosa fa, distrugge, ok? Perché se ti arriva un cristallo, yes? L'acqua liquida. E l'amore liquido, c'è uno dei bellissimi libri di... Bauman. Ma in che senso? Quando allora c'è la solida, la gassosa e poi la liquida non è liquida, è solo dei cristalli in un liquido. Quindi se tu hai dei cristalli in un liquido, quando tu li fai cadere, ovviamente hanno una forza maggiore, cioè coi cristalli che sono i solventi, perché anche hanno un'azione meccanica. Ma non solo peggio. Se ti butto un blocco di ghiaccio in testa. Quello ancora, certo, la grandine infatti fa peggio danni, però comunque anche l'acqua con la pietra sono i cristalli stessi che vanno a rompere la pietra all'interno. Perché i cristalli? Perché lei in realtà è sempre in movimento dentro se stessa, non può mai non può mai fermarsi, e lei fa delle forme esagonali o pentagonali, fa queste forme continue, ma si continua a muovere. Anzi, adesso facciamo un... lo streaming, facciamo un esperimento. Alziamoci un attimo in piedi, tanto per muovere il corpo, perché ho già parlato abbastanza. Lo streaming blocca tutto. Allora, pensiamo a due persone in questa stanza senza dirlo, ok? Va bene? Adesso, ma tanto adesso si dovrà muovere, adesso cercate di creare con queste due persone un triangolo equilatero, ok? Un triangolo che abbia tutti i tre lati uguali, per cui muovetevi e trovate, cercate di fare con questa persona un triangolo equilatero, con queste due persone. Vai, vai, vai. Vai. Ah, tutti concentratissimi, che abbiamo freddo, tutta l'acqua vicina. No. Di questo Gigi che sta fermo, sta boicottando. Mi sento un po' al centro della tensione. Questo è faccio in su, aiuto, sono. Però se c'è ti spalle, siamo un po'. Che stai aspettando? Vabbè, non troveremo mai, ragazzi, questo. Ma dov'è? C'è il triangolo non l'avevo. Io ce l'ho. E invece. Non l'avevo considerato. Mi sento un po' il centro. Per rompere le palle, sì, per rompere il triangolo, non le palle. È più preciso, è precisissimo. A me è precisino. Precisino, precisino proprio. Però è Filippo che si capisce un po' questi triangoli. Inchiodarlo.
Ok? No, ancora no. Io mi appoggio a te. No, anche sei morbidissimo. Ha funzionato. Confluire, cioè è molto. Sto cercando di mantenere una posizione stabile, ma. No, quando sei atti, io sono rimasti di tutti. Vabbè, un attimo di. Ma non è questo gioco, è almeno quanto ci vuole la tua. Ma se voglio cambiare gratis, no. Lascia Savia la percentuale. No, io da moglie anche lo faccio questo gioco. Non è preoccupato. Si chiama in un'altra maniera. E me non ho detto nomi, ho dato nomi io. Infatti, nessuno ha inventato niente. Appunto, brava, esattamente. Non esiste copyright. No, che noi non possiamo stare vicini. Mo ci diamo un abbraccio. Mo ci diamo un abbraccio. Va bene. Più stretti, sempre più stretti. La miglia, tanto. No, ma lui non è capito nulla. Ma ci stare bene. Siamo troppo lisi. L'espansione, no, l'espansione, perfetto, siamo alla parte di espansione. Oddio, dove va? Dove va sta mappa? Dove vai? Buongiorno. Ciao, come stai? Buongiorno a tutti. Stiamo facendo l'espansione dell'acqua. Dove siamo? Io ci sono, vai. Io sto abbastanza bene, cioè non vi muovete, se no finisco a comprare il vetro. Tu puoi semplicemente fissare due persone senza dirlo e fare un triangolo equilatero con loro. E no, perché lei si attacca a qualcuno che già c'è, quindi non tocca niente. No, dove andate? Come funziona l'omeopatia? Così funziona l'omeopatia? Ma infatti dipende. Dipende, funziona alcuni e alcuni no. Scherzo, scherzo. Tu stai allenando a arrivare per te? No, io non so più dove andare. Sopra il cuore. Il triangolo, no? Sì, vabbè, quell'altro, ciao. Mo' mi state arrivando, eh. Un altro momento di espansione. Wow, bellissimo. Un altro momento di espansione. Espansionissimo. Siamo vapore acqueo. Oppure un... Se stai qui ti voi pugliesi, eh? Sono in Toscana, in due minuti abbiamo trovato il solido. Non si solidifica, no, il ghiaccio non lo volete voi, si vede. Io sto bene. Sto bene. Io t'ho vista, T'ho vista. Va bene, va. Torniamo al solido, al ghiaccio. Abbiamo dato i soldi a questi fricchettoni. Questi fricchettoni? Sì, però giù a Lecce, credo, non so dove vado. Ma io ormai, sai, con il laboratorio al basso, c'ho l'abbonamento. Allora, no, questo semplicemente per vedere l'acqua così, continua a muoversi, non si ferma mai, si ferma a temperature molto basse, espandendosi e diventando ghiaccio. In quel momento lì è un cristallo fisso, no?
Quindi anche questo è interessante. Un'altra informazione che è interessante è che l'acqua, se va verso il solido, si espande, ok? Se va verso il gassoso, si espande, ok? C'è un punto invece di massima densità, lo sapete? Verso il solido si espande. Eh sì, il ghiaccio è più largo, più del liquido, no? Per questo che i ghiacci stanno. Questo mi sono fatto anche Ma però il gin col ghiaccio lo bevi, non so che bevi, qualcosa col ghiaccio? Cosa fa? Vabbè, allora l'acqua fresca col ghiaccio la bevi. Dove vanno i ghiaccioli? Sul basso o sull'alto? Tubazioni che ghiacciano e spaccano. E qual è il punto di massima densità dell'acqua? Questo è un punto fondamentale, Schauberger ne parla tantissimo. Densità 4 gradi centigradi, il vostro frigorifero. Io non ce l'ho più, quindi il vostro frigorifero è un mobiletto che tutti entrano in casa mia. C'è il frigorifero aperto? Sì, è un mobile, certo che è aperto. Allora, 4 gradi centigradi. 4 gradi centigradi è il punto in cui l'acqua è più densa. Allora, l'acqua è sempre in movimento e adesso qui c'è un'altra caratteristica bellissima dell'acqua, è che, vabbè, sappiamo che accumula... Cosa accumula l'acqua? Cosa trasporta? Cosa accumula? Cosa porta con sé? Abbiamo detto che è la trasportatrice universale, bene, cosa trasporta con sé? Sì, gas sicuro, ok? Sali sicuro, sali, oligoelementi, tutta sta roba qua, perché è bipolare, quindi si attacca al magnesio, si attacca a tutti, quindi se li porta via. Poi? Calore. Questo è molto importante e sarà importantissimo quanto riguarda appunto la creazione di microclimi, ok? E i climi stessi. Allora, l'acqua accumula calore e lo trasporta. Come lo accumula il calore l'acqua? Col sole. Lo prende da dove lo prende, anche con il gas che era sole, eccetera, o il carbonio della legna che era sole. Però l'acqua all'inizio, no, è evidente che si scalda, no? Basta mettere un dito, si sa che sta aumentando la temperatura. Se noi mettiamo tipo un secchio di acqua al sole, dopo un po' mettiamo il dito, è più calda. Però arriva a un certo punto in cui, che sono attorno ai 37 gradi, in cui sta lì un'ora in più, ma porca miseria, continua a mettere il termometro e non si alza. Se io ho messo successivamente un altro secchio nell'acqua, di acqua fuori, e l'ho portato anch'esso a 37 gradi, però è successivo, vado poi a recuperare l'energia di queste due quantità d'acqua alla stessa temperatura e vedo che uno ce n'ha di più e l'altro invece no. C'ha una maniera di accumulare l'acqua che si dice latente, ovvero l'accumula attraverso energia cinetica, esattamente quello che facevamo noi. Cioè, man mano che si alza la temperatura, a un certo punto non si alza più la temperatura reale dei gradi, non è più rilevabile con un termometro, ma inizia a muoversi. Quindi c'ha un accumulo latente, lo chiamano, perché non è evidente, perché se io prendo due bicchieri d'acqua a stessa temperatura, uno mi dà più energia, vuol dire che una parte di energia io non so da dove venisse fuori, e viene fuori dall'energia cinetica. Cioè le molecole iniziano a muoversi, e ovviamente questo è fondamentale, perché poi è anche la sua caratteristica, il come accumula. Lei è un'accumulatrice di calore, no? Quali sono dei buoni accumulatori di calore? Generalmente. Che materiale sono? Metalli. Chiedo ai geometri, agli architetti. No, i metalli lo trasportano, ma non lo accumulano, non lo tengono, è schizofrenico la cosa. La pietra l'accumula un po' meglio, te la dà però molto più velocemente. Ma la caratteristica dei materiali accumulanti, per questo che la sua casa è calda, per questo che tu che qui probabilmente qui c'è rame, quindi è metallo, ma insomma la maggior parte di errori banali che vengono fatti con i materiali di costruzione nei climi delle case è appunto usare dei materiali che accumulano calore quando proprio qui nel nostro clima mediterraneo non dovremmo usarli. Ed sono tutti materiali che sono densi.
Ok, quindi il cemento è un ottimo accumulatore di calore. La terra densa, cioè ben... La terra non è tanto buona quanto il cemento è meglio, perché c'è la pietra che è ottima, però te la ridà abbastanza velocemente. Il cemento accumula, perché se voi avete una bellissima spiazzale di cemento vicino, morite di calore ovviamente d'estate, perché accumula di notte, vi dà questo calore, allora lì vai con l'acqua e sprechi ancora acqua, tutta una catena idiota, no? L'asfalto non lo accumula tantissimo, perché in realtà hai tantissimi fori, e quando il materiale è compattissimo e chiuso, allora se fosse un asfalto pressato potrebbe essere buono. La terra, ad esempio, quando è diciamo piena di canali d'aria, è quasi più isolante che accumulante, mentre invece quando la compattiamo, infatti quando si fa ad esempio una stufa a rocket oppure una stufa a massa termica, noi prendiamo la terra, ok? E con la terra vuol dire che c'è dentro sabbia, limo, argilla, eccetera, eccetera, e la pestiamo. Facendo così creiamo una massa termica. Però sono tutte masse termiche che ridanno abbastanza velocemente. Invece l'acqua, poiché si muove, lo ridà in maniera molto lenta. E questo è la ragione... la ragione per la quale si sono creati i climi. Allora, sapete benissimo che di fronte a una massa d'acqua notevole, come può essere un lago, anche un fiume grosso, ma soprattutto mare, eccetera, noi abbiamo un clima molto più mite. Ovviamente durante il giorno, durante l'estate, l'acqua accumula il calore in eccesso, durante la notte, quando è freddo, lo ricede. Questo è un lavoro che dovete sempre tenere presente, cioè guardando, e sono informazioni banali che vi sto dando, non vi sto dando cose tecniche, ma è il banale che ci sfugge. Cioè io lavoro con gli architetti, lavoro con geometri, lavoro con gli agronomi, lavoro con un sacco di gente e mi cascono proprio sull'acqua calda, cioè sulle cose più banali. La scoperta dell'acqua calda. Sì, io vi sto parlando dell'acqua calda, che l'abbiamo fatta e si scala, cioè sulle cose più banali, cosa che vi ricordate, no? Quella storiella del camion che non riusciva a passare perché il ponte era troppo basso e hanno provato di tutto e non riusciva. Poi è arrivata una bambina e fa, sgonfiate le ruote e fatelo passare. Quindi proprio su queste cose qua, ok? Che dobbiamo tornare, ed è per questo che quel metodo che vi dicevo della contemplazione è un metodo che, se voi lo imparate, ci sono mille tecniche per impararlo, non vi date alle allucinogeni per favore, ma usate tecniche più meno costose e con effetti collaterali inferiori, ma vi permetto di arrivare in un luogo e di due minuti trovare quali sono i problemi, quali sono. Questo è un ottimo progettista, sia in permacultura che qualsiasi altro progettista, perché tu arrivi, sei connesso con il luogo, sai esattamente che cosa non fare, poi cosa fare dipende dalla tua immaginazione, ma almeno che cosa non fare. Cioè, le cazzate le cerchiamo di evitare, il famoso termine francese che ho imparato adesso a Plans Village, da Thich Nhat Hanh dicono sempre le cazzate, io ho imparato questo termine interessante. Ok, quindi per parlare di... Ciao! Ciao! Per parlare di banalità... No, per banalità no, però di cose interessanti. Ci dai il tuo nome perché sei qua? Allora, mi chiamo Joël. Joël? Ostia, ho appena parlato della Francia. Sei entrata che ho detto questa parola, l'ho pure imparata in Francia, ed è una parola così. Dai il tuo nome e perché sei qui? Sì? Perché sei qui? L'acqua. No, io devo solo dire parlare l'acqua. E il tuo nome è perché sei qui? Dice?
senso. Allora, grazie. Allora, stavamo raccontando di alcune caratteristiche dell'acqua, caratteristiche che sono evidenti, sono banali, sono proprio l'ABC elementare, che però ci perdiamo di vista e di conseguenza quando andiamo a progettare, presi da, diciamo, estetismi e altro, non badiamo a queste cose principali, ok? Praticamente, poiché l'acqua è responsabile del clima, ovviamente quando noi andiamo a progettare sia un giardino commestibile, orto, chiamatelo come volete, sia un'abitazione, una casa, eccetera, eccetera, e usare l'acqua è fondamentale per cambiare completamente il microclima intorno e dentro casa, ok? E intorno nel giardino. Ciao! Io sono curiosa, quindi venite, cioè, avvicinatevi, perché... Come ti chiami? Los Angeles. E come mai sei qui? Sono la sposa di Vincenzo. La sposa di Vincenzo! Costretta! Va bene. Una volta in Venezuela stavo dando, era all'università lì di Venezuela, stavo dando una charla e a un certo punto arriva una signora, povera, sai quando vedi che, sì, boh, c'entra, non c'entra, tutta tacchi, roba, tutta vestita, vabbè, ok, tranquilla, sediti lì, ma proprio a un certo punto faccio una pausa e lei mi fa, mi guarda, mi fa, ma è interessantissimo. Ma cosa c'entra poi lei cercava dentro l'università un corso di ostetricia e non so che cosa, che non c'entrava niente. Io parlavo di tutto. No, è rimasta lì fino alla fine, non se n'è più andata. È stato bellissimo. Ok, la moglie di Vincenzo. Va bene, benvenuta. Tornando appunto all'inizio, è capire la semplicità dell'acqua e capire noi stessi. Capire la semplicità dell'acqua è essere bravissimi a progettare in maniera di buon senso e non... Cosa vuol dire progettare in maniera in buon senso? Vuol dire che quando noi andiamo a progettare, noi... cerchiamo di imitare il più possibile gli ecosistemi. Perché imitiamo gli ecosistemi? Beh, perché intanto vediamo che funzionano abbastanza bene, hanno funzionato prima del nostro arrivo e continuano a funzionare. Eh? Sono collaudati da 3-4 miliardi di anni. E poi soprattutto perché vediamo che hanno delle caratteristiche che in fondo ci piacciono. Quali sono le caratteristiche che noi andiamo a ritrovare? Che sono le caratteristiche dei sistemi complessi. Qui entriamo in questo argomento che pare complicatissimo, in realtà è molto semplice perché i sistemi complessi ci sono semplici, ok? Solamente che sono per noi molto difficili da individuare, da comprendere, da capire dove vanno, da controllare. Il sistema complesso noi non lo possiamo controllare. Il nostro corpo, noi con l'intelletto, non lo possiamo controllare. Quello che ho detto all'inizio è che noi siamo acqua, e che tutto è acqua, l'atmosfera è acqua, e che quindi di conseguenza capire un sistema complesso che lavora come lavora l'acqua, ok, è una cosa difficile per noi se vogliamo sempre usare la mente. Se invece abbandoniamo la mente e entriamo in un altro stato, è perfettamente comprensibile. Quello che ho detto prima è che le informazioni che ci dà Leonardo sull'acqua e le informazioni che ci dà Schauberger sull'acqua, loro due stessi scrivono, l'hanno ottenuti in stati di contemplazione. Ok? Mi ripeto perché sennò gli ultimi
pensano che sto dicendo. Dunque, cosa sono le caratteristiche di un sistema? Cioè, noi se vogliamo progettare un tetto verde, se vogliamo progettare un giardino commestibile, ormai lo chiamo giardino commestibile perché questa divisione degli elementi, orto, frutteto, giardino, si può mettere tutto insieme, fare un giardino commestibile che è estetico, armonico, ti dà cibo, è un luogo per gli animali selvatici, per noi, per gli animali selvatici in città potrebbe essere la libellula, non so, un sacco di roba c'è selvatica in città, oltre l'essere umano. E poi, quindi parlo di giardino commestibile per unire un po' tutta questa cosa qua, che non è proprio la food forest. La food forest è un po' più complessa e da noi ce la sarà la food macchia, ma la food forest non c'è, sì, forse in Umbria c'è. Comunque un giardino commestibile è alla portata di tutti, ci si vuole pochi anni a farlo ed è veramente un sistema che imita molto l'ecosistema. Allora, le caratteristiche principali di un ecosistema che vogliamo, beh, sicuramente tra questi è la resilienza, ok? Cos'è la resilienza? Questo è un termine che si viene da un'altra scienza, però è molto comoda all'ecologia perché resilienza in questo caso vuol dire che il sistema, in questo caso, ad esempio, voglio farvi una domanda. Datemi un esempio di ecosistema che conoscete. Tank, a cui state pensando. Non l'ho mai incontrato al bar. Mi spiace. Un ecosistema è un po' una nicchia, No, nicchia è dentro un ecosistema. Appunto. Che cos'è un ecosistema? Dammi un esempio di ecosistema. Dice, oggi ho visto un ecosistema. Bene. Il mare, perfetto. Poi? Un lago. Un lago, benissimo. Poi? La foresta. Qui ci sono degli ecosistemi, qui dentro? Qui dentro, in questo luogo? Certo che noi siamo distanti da noi stessi. Allora, questa cosa qua, che io mi porto appresso, è un ecosistema. Quindi è un ecosistema, funziona esattamente come tutti gli altri ecosistemi, è resiliente, ok? E avrà tutte le caratteristiche. Quindi se noi conosciamo noi stessi, abbiamo risolto attraverso l'acqua che ci porta l'informazione e la memoria, ok? E abbiamo risolto. La relazione con la natura che molta gente va a cercare è qua. Perché noi siamo natura, quindi anche nel quarto piano di un palazzetto di trani in cemento, la natura ce l'abbiamo, ok? Perché? Perché è un sistema complesso il nostro corpo e funziona in questa nella maniera in cui funzionano tutti gli ecosistemi. La resilienza è quella cosa per cui se il sistema incontra uno stress, ok, quindi per questo adesso vi dico, pensate al vostro corpo più che a una foresta, al mare, al lago, sono tutti ottimi esempi di ecosistemi, ma non sono qua. Quindi se noi, il nostro corpo, incontra uno stress, e questo è benefico, incontrare uno stress, la resilienza è quella caratteristica per cui ci permette di uscire dallo stress con un nuovo equilibrio. Non ritrovare lo stesso equilibrio, ma un nuovo equilibrio. Quindi questa cosa vi fa capire? Vi fa capire che se io ho una crisi, ho uno stress, se io rimango nello stress a lungo vado incontro alla malattia, ok? E questa è la funzione del sistema immunitario. Se io invece entro nello stress come crisi e esco con una nuova soluzione, questa è proprio la resilienza. E questa nuova soluzione che cos'è? È l'evoluzione. Cioè, io entro in uno stress, trovo una nuova soluzione, quindi modifico me stesso, mi miglioro, ecco che io sono evoluto, si dice? Evoluto. Mi giocava una palavrita castigliana, però non era. Perché voludo vuol dire... Voludo in argentino vuol dire un coglione, quindi mi veniva questa cosa qua. Ho detto, oddio, dov'è? Voludo è proprio un... Ok.
Cioè non ci sono gli argentini che ascoltano lo streaming, se no. Ok, dunque vedete che quello che vogliamo dal sistema è questa adattabilità allo stress. C'è un libro bellissimo che vi consiglio proprio teneramente di leggere, che è di un certo Bottaccioli, che è un medico, e il libro credo che sia di, non mi ricordo più la casa editrice, però il libro si chiama PNEI, Psico, Neuro, Endocrino, Immunologia. PNEI, Psico, Neuro, Endocrino, Immunologia. Perché? Perché vi racconta l'ecosistema corpo che noi non conosciamo, prima di tutto. Perché finalmente un gruppo 20 anni fa, 15 anni fa, di medici, terapisti, terapeuti, eccetera, eccetera, si sono rimessi, hanno rimesso insieme queste quattro discipline, e speriamo che se ne aggiungano altre, okay, che sono innegabilmente connesse. Cioè non posso pensare che il sistema immunitario non è connesso con quello psicologico e quello psicologico sia connesso con quello endocrino e via dicendo. Non solo, ma cos'è che è, perché è nata questa cosa? Perché hanno trovato delle molecole che una volta servivano al sistema immunitario e l'altra volta servivano al sistema endocrino e l'altra volta servivano a quello psicologo si dice, no, sistema psicologico. E quindi lì, studiando quello, l'acqua c'entra completamente. Tra l'altro è un libro di medicina che mi racconta finalmente delle pratiche di respirazione, mi parla di Buddha Sakyamuni, mai sentito prima, e mi dice che grazie alla contemplazione la gente si sta sanando dal cancro. Oh, ma guarda un po'. Bottaccioli. No, parla di tantissime tecniche che da un punto di vista statistico hanno confermato, cioè tai chi, agopuntura, omeopatia, respirazione, eccetera, che hanno dato risultati straordinari con malattie abbastanza pesanti. E proprio in questo libro ci sono scritte tantissime cose, ma tra l'altro c'è scritto una cosa che è lo stress è positivo. Cioè, entrare nello stress, ben venga lo stress, ok? Il tema è uscirne rinnovati, non rimanerci. Rimanerci è un problema grave. No, grave, tutto risolvibile, ma insomma dopo si va a stadi di malattia e quindi diventa un po' più complesso. Così sono i nostri sistemi che andremo a creare, così è il sistema casa, come noi lo affrontiamo. Certo, il sistema casa uno lo pensa inorganico, Cristo si è fatto tutto di cose inorganiche, tranne le balle di paglia, tranne poche altre, beh il legno è organico, ma insomma... E lo pensiamo come uno. In realtà voi potete giocare dentro e fuori la casa considerando un sistema, usando le conoscenze che abbiamo sui fluidi, sulla dinamica dei fluidi, le conoscenze che abbiamo sull'acqua e quindi sulla sua capacità di accumulare, di trasportare, di muoversi col calore. E quindi giocando intorno a questo voi rendete veramente la casa non solo con i materiali adatti, ok, traspiranti, poi forse molti di voi sapranno un sacco di cose sulla bioedilizia, ma insomma non solo i materiali giusti, che non siano tossici, che siano traspiranti, che siano locali, che non siano costosi, ma anche il fatto che con le forme, ok, sia del verde esterno che della cubatura della casa interna, voi potete fare miracoli, creare delle case freschissime. Quella roba lì che ci sta soffiando aria fresca, che sta ovviamente spendendo dell'energia, per cui uno deve mettere anche le pale eoliche per farla andare, è assolutamente inutile se voi siete degli architetti e dei geometri degni di questo nome. Cioè fate girare, come hanno sempre fatto nel nostro clima mediterraneo, la reazione naturale. Ok, e giocate con l'acqua, perché poi sapete che, dato che l'atmosfera ha acqua, qualsiasi movimento di aria è un fluido, ma è anche acqua. Ok, c'è acqua a percentuali diverse, anche la giornata più secca c'è un minimo di umidità relativa dentro l'aria. Ok, quindi sempre di acqua si parla, sempre l'acqua.
Che ore sono? Che non ho più orologi, non c'è più niente. No? 10:45. Sono le 10:45. Spazio. Allora, dato che non voglio far stare seduti troppo, fra un pochettino facciamo una. Alle 11, perfetto. No, no, mi dite voi, io mi adatto. Io sono resiliente, no, non sempre, però cerco di essere resiliente. No, mi dite voi, adesso andiamo un po' più avanti, tanto molti sono arrivati dopo, eccetera, però se vi vedo un po'... vi faccio fare un altro gioco. Allora, quindi abbiamo detto che la trasportatrice universale trasporta gas, trasporta sali, trasporta calore e trasporta... informazione, memoria. Abbiamo detto che è il solvente universale, ok? E abbiamo visto che il calore lo accumula, ok? Accumula calore anche latente, cioè attraverso energia cinetica. Non essere un po' tecnici, sennò i tecnici si annoiano. Dice, ma questo chi parla, parla. Dice, un po' di tecnica ci vuole. Ok. Entro di là o entro di là? No, entro di qua. Ok. Allora, come si muove l'acqua? Come si muove l'acqua? Scivola. Se è quel cristallo nel liquido, scivola. Sì. È buffa l'acqua, perché l'acqua ha un'aderenza, cioè se noi ci bagniamo, ci bagniamo. Non è che usciamo dall'acqua e non abbiamo più acqua. Però anche... è molto umile perché non ha forma, non ha una forma propria. Quindi anche questo è interessante. Noi in realtà nel fondo siamo anche umili. Fondo. Tra le nubi del nostro fegato, forse la milza, forse c'è da qualche parte. Quindi secondo me se la scaviamo la tiriamo pure fuori. Soprattutto a che fare con l'emozione, l'umiltà. È interessante. E l'emozione acqua. L'emozione acqua? Eh sì, l'emozione acqua. Una forma prediletta però è la voce. Si vede molte volte sotto il colore di voce. L'acqua? No, ripeti scusami, non ho capito. Una? Una forma prediletta è la voce. Ah, è la voce, ho capito la voce. Sì, sicuramente perché ovviamente ha la capacità, vuole stare unita. Vuole stare unita a se stessa, quindi all'aderenza e la tensioattività che la rende goccia, certo, sicuramente se lasciata libera e sola lei finisce comunque attaccata, quindi cerca di fare una sfera e se c'è la gravità cerca di fare la goccia. Però come si muove? Ma non volevo entrare in questo merito, volevo entrare in un altro. Si muove grazie a delle differenze, no? Ok? Cioè, ad esempio, se io ho una differenza, qualsiasi cosa io ho dentro queste differenze si muoverà. Abbiamo visto prima, no? Col movimento. Se c'è una differenza è perché i miei angoli non erano assolutamente equilateri, io mi muovo perché ho la differenza. Nel momento che io arrivo invece ad essere perfettamente equilibrato, mi fermo. L'acqua deve sempre stare in movimento, quindi si crea essa stessa la differenza. Ma che differenze parliamo? Possiamo parlare di differenze minerali. È ovvio, se io ho una differenza di minerale, inizierà, e l'osmosi la conoscete tutti, inizierà a spostarmi da una parte all'altra. Sapete come funziona l'osmosi. Siamo qui a dire le cose banali, le dico a me stessa, per cui se non avete un'idea... È anche perché è importante, perché l'osmosi ha a che fare col movimento capillare e anche col movimento dell'acqua nei nostri produzioni di cibo, ok? L'osmosi è semplice. Se voi avete due contenitori d'acqua che sono uniti, o un contenitore d'acqua che è diviso da una rete, ok, finissima, e in uno ci mettete dei sali, nell'altro non ci sono dei sali, e l'acqua cosa farà? Tenderà a rendere uguale la concentrazione. Quindi se la rete permette il passaggio dei sali, ci saranno i sali che passeranno da una parte all'altra, quindi alla fine noi avremo l'equo. Se invece questo non permetterà,
mettiamo che è un contenitore che si può espandere e la rete è finissima, finissima, i nostri sali non possono, i nostri minerali non possono passare, allora a questo punto sarà l'acqua ad andare dalla parte minerale e quindi creerà una pressione. Quindi vedete come si accumula l'energia, è bellissimo, perché voi avete due contenitori, non avete assolutamente energia, sembra che non c'è energia, perché per noi l'energia sono i motori a scoppio, parleremo dei motori a esplosione e a implosione, perché Schauberger ne parla tantissimo. Schauberger è stato ammazzato praticamente dalla CIA perché ha trovato un motore a implosione, come funziona la natura, con l'acqua gli faceva energia. Ok? Praticamente la CIA lo ha invitato, cioè la CIA, gli americani lo hanno invitato in America, l'hanno rinchiuso in una casina in mezzo al Texas, mi sembra, non mi ricordo dove. No, non sto scherzando, c'è la bibliografia, vuoi leggere. L'hanno detto, vieni, raccontaci, porta il tuo materiale. L'hanno messo lì con suo figlio in una casettina, è stato un mese, 2 mesi, 3 mesi, non lo chiamavano più, gli davano da mangiare, gli davano le cose, ma non lo chiamavano più. A questo punto lo si è sentito male, è tornato, gli hanno portato via tutto il materiale, lui è tornato in Austria ed è morto dopo 2 mesi, 3 mesi. No, non hanno avvelenato, però sicuramente l'hanno devastato, nel senso che poi gli hanno portato via un sacco di materiali, per cui adesso c'è un istituto Schauberger in Austria. C'è un video su YouTube? Ce ne stanno 2000 di video su YouTube. Ma quello con quell'automobile Jesus Christ? No, è morto negli anni 50, non so se... Lui ha lavorato per Hitler, ha lavorato per un sacco di gente, cioè lui lavorava dove c'era l'acqua, veniva chiamato. A Hitler gli ha detto guardi che il suo sistema non durerà a lungo e Hitler l'ha mandato via, giustamente. Poi uno diceva quello che pensava, quindi... Vabbè, comunque sia. Victor con l'acqua, cioè è il mago dell'acqua, quindi è della nostra epoca, dello scorso secolo, la persona... Aveva inventato un motore... A implosione. Quindi non un motore che usava come combustibile l'acqua? Sì, anche, però non era esplosione, era implosione. Lui lavora con i sistemi, con gli ecosistemi. Gli ecosistemi vanno a implosione e quindi diventano dei condensatori di energia, creano energia. Invece i nostri sistemi distruggono energia, fanno rumore e sono esplosivi e quindi sprecano energia. Cioè un motore... come i nostri spreca 80% di energia, invece quella implosione l'accumula l'energia, te la crea. Comunque è morto negli anni 50, 50, sì, forse un po' prima. No, non è lui. Va bene, quindi dove c'è differenza c'è movimento e questo ci interesserà moltissimo nei nostri progetti, perché noi andremo a creare differenze dove vogliamo che c'è movimento. In quel movimento lì noi ovviamente abbiamo un'energia, perché se noi abbiamo questi due questo contenitore, gli mettiamo questa rete, aggiungiamo questo contenitore diciamo espandibile, aggiungiamo dei sali da una parte, solo il fatto che abbiamo aggiunto dei sali, l'acqua si muove e crea una pressione che poi noi possiamo usare in un'altra maniera, ok? Quindi è molto interessante vedere questo, cioè noi abbiamo ormai la testa... da troppi anni, troppi secoli, troppi millenni di fuoco, di utilizzo del fuoco, sarà partito in Europa verso 32-35 mila anni fa. Noi abbiamo troppo l'idea che l'unica energia è quella cosa lì che brucia e quindi che poi spreca, perché accendi un fuoco, sarà anche la materia, che cioè l'elemento che più purifica, però anche quello che continua a sprecare energia, cioè l'80% di energia se ne va in entropia. Invece qui noi dobbiamo rivedere un attimo tutto e cercare di captare come noi, ecosistema, riusciamo a... non ti preoccupare, come noi, ecosistema, riusciamo a avere come un albero che è maestro in assoluto, che è un biocondensatore di energia, riesce ad accumulare energia. Ci fermiamo un pochettino?